Salve a tutti, oggi riprenderemo il nostro discorso sulla filosofia del linguaggio contemporanea del Novecento. Mi sono dimenticato nello scorso video di presentare quello che è il manuale di riferimento, quello che un po' utilizzo per le presentazioni, anche se insomma mi riservo di integrarlo con altri manuali che all'occorrenza citerò. Il libro principale che utilizzeremo sarà questo qui. Quello che potete vedere la copertina è questa ed è il manuale oramai famoso di William Lycan, Filosofia del linguaggio, un'introduzione contemporanea, che è tradotto in italiano da Annalisa Coliva per Raffaello Cortina Milano, prima edizione 2002. Ma tornando al nostro discorso, possiamo dire che alla fine dello scorso video avevamo concluso che la teoria referenziale ingenua non è una teoria valida se applicata alla totalità delle parole di un linguaggio. In particolare, come abbiamo visto, essa mostrava la sua inadeguatezza specificamente per i termini generali, come i predicati. Avevamo lasciato aperta, tuttavia, la possibilità di una sua applicazione per i termini singolari, come i nomi propri, scusate un refuso, le descrizioni definite, i pronomi personali e quelli dimostrativi. Oggi ci concentreremo su quelle che sono le descrizioni definite. E sulle critiche mosse da Bertrand Russell all'idea che le descrizioni definite in quanto termini singolari possono trovare il loro significato nel referente che individuano. Come prima cosa, tuttavia, è però necessario dare una definizione della nozione di descrizione definita. Per descrizione definita si intende un'espressione della forma quell'x tale che fi di x, dove fi di x è un'opportuna espressione predicativa applicata a x, cioè un predicato, una proprietà di x. Forniamo subito un esempio di enunciato in cui compare una descrizione definita. L'autore di Ivano era scozzese. In questo esempio, fi di x è l'autore di Ivano, che è Walter Scott, per informazione. Ora, in base alla teoria referenziale ingenua del significato, la descrizione definita denota si riferisce all'autore di Ivano. Tuttavia, l'analisi di Russell si concentra in particolar modo sull'articolo determinativo. Russell afferma che le descrizioni definite non sono propriamente termini singolari, sebbene possa apparire che si riferiscono ad un individuo singolare. Tale apparenza, secondo Russell, è fuorviante e porta all'errore di non considerare la corretta forma logica della descrizione. Vediamo perché. Riprendendo l'esempio considerato prima, abbiamo detto, ad esempio, l'autore di Ivano. Ad un'analisi più approfondita e corretta della descrizione definita sopra riportata, ci rendiamo conto che essa non è un'abbreviazione per una congiunzione, non è che l'abbreviazione per una congiunzione di enunciati quantificati, dove cioè compare un quantificatore. Rispetto al nostro esempio, gli enunciati sono i seguenti: esiste almeno una x tale che x è l'autore di Ivano, esiste uno ed un solo x tale che x è l'autore di Ivano, quindi questa seconda condizione è quella di unicità, e chiunque sia l'autore di Ivano è scozzese, riprendendo l'enunciato. Guardiamo questi enunciati attraverso il simbolismo logico, uno per uno. Esiste almeno un x tale che x è l'autore di Ivano? Esiste, questo è il quantificatore esistenziale, un x tale che x è l'autore di Ivano, intendendo con lettera maiuscola i il predicato essere autore di Ivano. Esiste uno ed un solo x tale che x è l'autore di Ivano, ovvero non esiste una y tale che y è l'autore di Ivano e y è diverso da x, questa è la condizione di unicità. Chiunque sia l'autore di Ivano è scozzese. Per ogni x, se x è l'autore di Ivano, allora x è scozzese, s. Andando avanti, nella parafrasi il termine singolare scompare, si vede subito. La parafrasi è infatti la congiunzione di tre enunciati quantificati, dove appaiono variabili vincolate ai quantificatori e nessuna entità singolare. In questo modo, poiché la parafrasi annichilisce la possibilità di un termine singolare in quanto elimina l'inganno, portando a luce la vera forma logica, che è appunto enunciati quantificati e variabili vincolate a quantificatori, non termini singolari, non ha senso, almeno per le descrizioni definite, porsi il problema del riferimento del termine singolare, stando sempre alla teoria ingenua del riferimento. Vediamo come si applica a due casi particolari abbastanza paradigmatici, cioè il riferimento apparente ai non esistenti e gli esistenziali negativi. Partiamo dal primo, riferimento apparente ai non esistenti. Consideriamo il seguente enunciato. L'attuale re di Francia è Calvo, che è un enunciato famosissimo nella tradizione della filosofia del linguaggio novecentesca. Ed ora parafrasiamolo nel modo che abbiamo visto.
Per Russell, la forma logica dell'enunciato è da considerarsi articolata nel seguente modo: almeno un individuo è l'attuale re di Francia, uno e un solo individuo è l'attuale re di Francia, chiunque sia l'attuale re di Francia è calvo. Questo, il riferimento apparente non esistenti, non è un problema per la teoria di Russell. Infatti, il primo enunciato della parafrasi è falso. Non esiste nessun individuo che è l'attuale re di Francia per il semplice fatto che la Francia è una repubblica, dunque non può esistere nessun individuo che attualmente regni in Francia. Se dunque uno dei congiunti della parafrasi è falso, lo sarà tutta la parafrasi. Infatti, la congiunzione, due congiunti, una congiunzione affinché sia vera, tutti i suoi congiunti devono essere necessariamente veri. L'abbiamo visto nelle tavole di verità. In questo modo, chi asserisce che l'attuale re di Francia è calvo direbbe una falsità. Si noti come il termine singolare scompaia nel contesto della parafrasi. Passiamo ora alla seconda applicazione della parafrasi, del discorso di Russell sulle parafrasi e sulle descrizioni definite. Questo caso è un po' più interessante. L'attuale re di Francia non esiste. Come al solito facciamo la nostra parafrasi, la facciamo in maniera bruta, seguendo lo schema che abbiamo dimostrato prima per poi ragionarci su. Diremo quindi che, esplicitando questo enunciato, 1. Esiste almeno un X che è l'attuale re di Francia. Esiste uno ed un solo X che è l'attuale re di Francia. Qualunque sia la X che è l'attuale re di Francia, non esiste. Ora, qui, sostanzialmente qual è la differenza? Che qui abbiamo cambiato il predicato da è calvo a esiste, solo che esiste è un predicato un po' particolare, come vedremo. Anzi, in realtà è dubbio che sia un predicato. Questo caso appunto è interessante poiché, pur avendo parafrasato l'enunciato nello stesso modo dell'esempio precedente, l'autore di Ivano, tuttavia abbiamo trovato una palese contraddizione tra i primi due enunciati della parafrasi e il terzo. Questa contraddizione sorge dal fatto che il predicato nell'esempio in questione esiste, ha il carattere peculiare di poter essere confuso con il quantificatore esistenziale, cioè la è ribaltata. Anche nel linguaggio intuitivo, quando asseriamo l'attuale re di Francia non esiste, vogliamo semplicemente affermare che non esiste alcun x tale che x sia l'attuale re di Francia, ma queste cose divengono più chiare attraverso il formalismo. Allora, questa è la nostra parafrasi. Esiste un x tale che x è il re di Francia, R, cioè si applica la proprietà essere re di Francia che diciamo indico con R ad x. Non esiste una y tale che y sia re di Francia e che y sia diverso da x, e per ogni x, qualsiasi x del nostro dominio, x deve avere la proprietà, se x ha la proprietà di essere re di Francia, allora non esiste x. Ora, qui ho utilizzato il rosso per indicare il non in due casi differenti. Nel primo caso, dove si asserisce che non esiste, e nel secondo caso è davanti a tutto il davanti a tutto il formalismo, perché evidentemente c'è un cambio di campo, giacché questo non si applica a tutto l'enunciato formalizzato, mentre qui invece si applica solo a un conseguente che è argomento di un condizionale che è l'argomento del quantificatore universale. Ecco, il libro utilizza questa, a scopi didattici, utilizza questa notazione che è abbastanza brutta. Ho messo qui sotto, fra parentesi graffe, una E ribaltata per indicare che stiamo trattando esiste come un predicato, mentre invece nel formalismo appena sopra l'abbiamo utilizzato come giusto che sia, cioè come un quantificatore esistenziale. In sostanza, quello che noi diciamo quando non diciamo che non esiste alcun re di Francia, se correttamente formalizzato in maniera più semplice e elegante possibile, può essere formalizzato appunto in questi due modi. Non esiste una x tale che x è il re di Francia, o per ogni x non si dà il caso che x sia il re di Francia. Si noti anche in questo caso che in realtà due quantificatori sono abbastanza ridondanti, è sufficiente avere l'altro, averne uno per esprimere l'altro. Però per comodità, per tradizione, si usano comunque tutti e due generalmente. Ecco, quindi in sostanza cosa si vuole dire? Che esistere, in questo caso è un predicato, viene trattato come un predicato, è abbastanza dubbio che questo trattamento di trattare l'esistenza come un predicato e lo è almeno da Kant, dal famoso esempio dei 100 talleri, perché l'esistenza non aggiunge alcunché al concetto di un qualcosa, cioè i 100 talleri sono identici sia nel mio pensiero che nella realtà, e dire che esistono non, diciamo, modificano
l'essenza, non modifica l'essenza dei 100 talleri. E lo stesso Russell e poi anche Frege reputano che l'esistenza non sia un predicato. Tuttavia, diciamo, questo ci porterebbe lontano perché negli anni 70 questa questione è stata riaperta e ci sono degli argomenti per trattare l'esistenza come un significato. Ad ogni modo, è mio personale parere che qui, insomma, sia molto più facile comprendere come l'esistenza non vada mai trattata come un predicato, perché altrimenti ci troviamo a diciamo, compiere una parafrasi nel senso di Russell che però è abbastanza controintuitiva. Da un lato, se la applichiamo brutalmente, come abbiamo visto in questo caso, abbiamo che la congiunzione è falsa, perché uno dei congiunti contraddice un altro dei congiunti. E nel secondo caso c'è un formalismo che è poco perspicuo, perché in realtà introduce qualcosa di ridondante, che esiste un z tale che z è uguale a x. Quindi, ecco, diciamo che questo caso qui ci ha dato l'occasione per approfondire e specificare alcune questioni riguardanti i quantificatori e i predicati. Passiamo adesso alle obiezioni di Strawson. Tra le maggiori obiezioni delle teorie delle descrizioni non sono solo queste, forse non sono neanche le più cogenti perché avremo modo di vederne altre. Vi sono quelle legate ai casi esaminati, vi sono quelle di Peter Frederick Strawson, un filosofo inglese, contenute nell'articolo On Referring del 1950, che fa il verso al famoso articolo On Denoting del 1905 di Russell e che appunto si sofferma sulla trattazione dell'articolo Hill e sono esposte alcune fondamentali idee appunto sulle descrizioni definite, sul riferimento, sui termini singolari, eccetera. Partiamo dalla prima obiezione. Riconsiderando ad esempio l'attuale re di Francia e Calvo, possiamo dire che per Russell tale enunciato è falso, dato che non esiste alcun x tale che x è l'attuale re di Francia. Va bene, abbiamo già visto che uno dei congiunti è falso, quindi tutta la congiunzione è falsa. Dunque la nostra parafrasi è falsa. Strawson in realtà dimostra invece, al contrario di Russell, una particolare attenzione ai contesti linguistici ordinari, ed è dell'idea che l'obiezione a tale enunciato non sia tanto legata alla sua falsità, ma ad un'aberrazione che tale enunciato mostra nella pratica del riferimento. Più chiaramente, mentre per Russell l'enunciato è falso, per Strawson è abortivo. In che senso? Strawson adduce come argomento della sua obiezione il fatto che se sentissimo qualcuno affermare che l'attuale re di Francia è calvo, la nostra naturale reazione non sarebbe notificare la falsità di tale enunciato, quanto più il fatto che chi lo asserisce stia dicendo qualcosa di strano. Strano in che senso? Nel senso che probabilmente non è abbastanza informato sui fatti attuali, non sta dicendo nulla che potrebbe essere vero o falso, semplicemente perché non esiste il soggetto a cui si può attribuire quel predicato. Da questo punto di vista, in realtà, chi asserisse che l'attuale di Francia è calvo non sta asserendo nulla, e di conseguenza nulla che possa essere suscettibile di essere vero o falso. Sta mancando il riferimento. Starebbe dunque supponendo che attualmente esista un re di Francia e che egli sia calvo, ma nel far questo appunto manca nel riferimento e come tale l'obiezione a cui tale enunciato presterebbe il fianco non riguarda la falsità o meno di tale enunciato, perché tale enunciato non ha possibilità di essere né vero né falso, ma il fatto che tale enunciato è difettoso nel riferimento. Esistono dei modi di controbattere, ma io non li tratterò perché ci porterebbero abbastanza lontano, varie complicazioni. Sto cercando di tenere un discorso a un livello molto, diciamo, elementare, ma soprattutto conseguenziale. Seconda obiezione di Russell, di Strawson a Russell. Consideriamo l'enunciato: il tavolo è coperto di libri. Se dovessimo parafrasare tale enunciato alla maniera di Russell, ne risulterebbe che esiste un unico tavolo in tutto l'universo. Questo è controintuitivo, perché? Perché evidentemente nella parafrasi di Russell la seconda condizione, il secondo congiunto, afferma che esiste un unico x tale che x è un tavolo. Non vi faccio del formalismo perché è identico a quello che abbiamo già visto. Tuttavia, questo appunto è controintuitivo, nessuno asserirebbe che esista un solo tavolo nell'universo. Quindi dobbiamo perfezionare la nostra descrizione attraverso ulteriori specificazioni, e questo, diciamo, Russell potrebbe anche ammetterlo. La nostra descrizione contiene un'ellissi,
Secondo, nel senso che non mostra quelle specificazioni utili a non assumere il tavolo di cui si parla come l'unico tavolo dell'universo, appunto ciò che vogliamo evitare. L'unico problema qui è che le ulteriori specificazioni, come ad esempio dire che ad esempio il tavolo è in stile Liberty, introducono altri concetti che vanno a complicare l'enunciato di base, e dunque anche la nostra descrizione, la nostra parafrasi. Se volessimo specificare il tavolo dicendo il tavolo in stile Liberty, eliminando l'ellissi, cioè ciò che è sottointeso, introdurremmo il concetto stile Liberty. E questo complica di non poco la nostra descrizione, quindi questo qua diciamo che richiede uno sforzo, non è detto che funzioni. Un metodo alternativo è limitare a priori i domini, cioè limitare gli oggetti del nostro universo di cui vogliamo parlare. E questa potrebbe essere una risposta adeguata all'obiezione di Strawson, poiché non abbiamo bisogno di dotare la nostra descrizione di alcuna sottesa ellissi, di alcun concetto implicito. Cioè semplicemente noi diciamo, vabbè, nel tavolo esistono, nell'universo esistono tantissimi tavoli, noi in realtà faremo fuori dal dominio questi altri tavoli, concentrandoci solo su questo, quindi non ci sarà la possibilità di essere vaghi nella descrizione definita e dunque nella parafrasi. Direi che per adesso ci fermiamo qua e alcune diciamo, considerazioni metodologiche e anche riguardo diciamo, a quello che potreste approfondire. Innanzitutto nelle informazioni del video troverete il link dove acquistare il manuale di Lycan e io, è un'opinione personale, voi siete liberi di fare come preferite, consiglio di comprarlo da IBS perché innanzitutto è un'azienda italiana e perché innanzitutto diversamente da Amazon è molto più chiara la sua diciamo, condizione fiscale e anche perché dopo l'approvazione della legge Levy l'anno scorso i prezzi di Amazon non sono più così vantaggiosi rispetto a IBS, siamo più o meno allo stesso livello di prezzo, quindi io personalmente preferirei favorire un'azienda italiana rispetto a una multinazionale straniera che a quanto pare ha una condizione fiscale non chiara e che per lo più a quanto pare sfrutta i suoi dipendenti, ma diciamo, questa diciamo, è una mia opinione, voi siete liberi di comprarlo dove vi pare, se lo trovate. Inoltre un link a un testo che approfondisce le questioni che abbiamo trattato partendo proprio dal manuale di Lycan, è un link, è un testo in PDF che ho trovato online facendo delle ricerche sulle descrizioni definite, l'ho trovato nel portale AFEX, che è un portale di approfondimento in particolare della filosofia analitica. Purtroppo non mi pare di aver trovato l'autore di quel testo, quindi insomma non so a chi accreditarlo. Inoltre, se volete leggere gli articoli originali on the noting di Russell e non referring di Strawson, è sufficiente fare una ricerca in rete, io li ho trovati, per trovare l'edizione digitale in PDF, entrambi curata dal sito per le consultazioni JSTOR, che è un sito abbastanza famoso, e il mio invito è quello di fare un uso rispettoso e non l'utilizzo di JSTOR, sostanzialmente utilizzatelo per la consultazione privata o per fini didattici. Inoltre, chi avesse interesse ad avere le slide che ho utilizzato per questo video, le può avere se si iscrive, insomma, molto, se si iscrive al canale, se mette un mi piace e a quel punto se mi manda un messaggio privato da YouTube o su Google Plus, io provvederò a inviargli il link dal quale è possibile scaricare queste slide in formato PDF. Con questo direi che abbiamo concluso questo video, torneremo su questi temi e li approfondiremo nel prossimo video dove vedremo un altro ordine di obiezioni e approfondiremo ancora di più il tema delle descrizioni definite. Con questo vi saluto.